Salari bassi e più lento, la pandemia ha fatto aumentare le differenze tra nord e sud del paese. Il nuovo rapporto della Svimez disegna una mappa del divario e fotografa un mezzogiorno impicchiata per industria, servizi, consumi, occupazione e istruzione. La speranza resta il piano nazionale di ripresa, ma gli effetti non saranno subito visibili, come ha spiegato il presidente Adriano Giannola, ospite del direttore di Otto Channel per la rubrica Punto di Vista. Nel 2021, come sappiamo con una progressione di ripresa abbastanza forte, il Centro Nord ha recuperato quasi 7 punti, il Sud ha recuperato un po' meno di 6 punti, quindi in qualche misura percentualmente sia il Sud che il Nord hanno avuto una prestazione simile e il Sud ovviamente è strutturalmente più debole e quindi in qualche misura i valori assoluti sono più modesti, poi è meno sensibile alle esportazioni purtroppo e cose di questo genere. Ora da questo punto di vista il problema è diciamo il 2022, abbiamo fatto le stime, 2023 grosso modo, mettendo dentro l'effetto del PNRR e quello che si evidenzia è che in effetti il PNRR ovviamente accelera la crescita sia al sud che al nord. Al nord è un po' meno, quindi il sud da questo punto di vista beneficia di più dell'impatto della spesa aggiuntiva del PNRR.